Gestire i fabbisogni di acquisto delle varie direzioni, il piano di committenza, è un processo che necessitava di una completa digitalizzazione. La stessa esigenza si riscontrava nel caso del contract management, la gestione del ciclo di vita di contratti pubblici e privati. In precedenza le singole direzioni, sia la direzione generale che quelle di tronco, compilavano manualmente dei fogli Excel. Ogni foglio elencava il fabbisogno di acquisto, venendo poi consolidato dal controllo di gestione in un unico file, utilizzato a fini di tracciamento e per comunicare con gli stakeholder. Il piano di committenza di Autostrade risultava così statico, non integrato agli altri sistemi aziendali. Questo rendeva difficile per il procurement pianificare ed eseguire armonicamente gli acquisti, soddisfando tutte le esigenze e razionalizzando anche i fabbisogni delle strutture richiedenti. Quanto ai contratti pubblici e privati, questi venivano gestiti con notevoli difformità da direzione a direzione, con pratiche diverse per far fronte, per esempio, ad atti di modifica contrattuale, pratiche di subappalto o richieste di liquidazione. L'interazione con gli stakeholder non era standard, articolandosi in più canali sovrapposti: mail, PEC, telefonate. Si prenda il classico caso dello scambio di documenti. Questi venivano di volta in volta inviati ricorrendo ad allegati mail, a cartelle condivise oppure ad altre modalità. Una dinamica che rendeva difficile storicizzare gli eventi occorsi lungo il ciclo di vita di ciascun contratto. In caso di modifica degli attori di riferimento di ciascun contratto, il rischio di perdita di informazioni era importante. Ora i fabbisogni di acquisto di tutte le direzioni vengono raccolti, razionalizzati e gestiti da una unica piattaforma di gestione. La raccolta stessa dei fabbisogni da parte delle singole direzioni passa ora da una precisa figura di focal point per ogni direzione, che garantisce una interlocuzione standard tra i vari stakeholder del processo. La necessità di acquisto comune a più direzioni è stata razionalizzata. Questo ha permesso, tra novembre e dicembre 2020, la pianificazione di 6.000 iniziative di acquisto per 15 miliardi di euro. La piattaforma è stata integrata con altri sistemi utilizzati nel processo di acquisto, assicurando una minore dispersione delle informazioni, abilitando più di 600 utenti tra enti richiedenti, buyer, responsabili buyer e direttori acquisti. Quanto al contract management, anche in questo caso Autostrade è ora dotata di una piattaforma che consente una vista coordinata e sistemica del ciclo di vita dei contratti, standardizzando la modalità di lavoro tra le diverse direzioni, comprese le direzioni di tronco. Identificati e digitalizzati 31 processi di riferimento, caratterizzati da una sequenza standardizzata e definita di step, relative approvazioni e documenti necessari per il completamento delle attività. Così come ora è possibile storicizzare gli eventi e le modifiche occorse lungo il ciclo di vita del contratto, dando la possibilità a tutti gli attori di riscontrare lo stato di avanzamento del processo e di interagire per finalizzare le attività. Sono stati abilitati 480 utenti, tra responsabili tecnici, RUP, contract manager, direzione lavori interni ed esterni. Nel 2020 è stato possibile raccogliere e pianificare 8.000 fabbisogni di acquisto, a fronte dei 3.000 del 2019, grazie ad una maggiore profondità dell'orizzonte temporale di riferimento per la collezione di tali fabbisogni. La raccolta di un maggior numero di fabbisogni ne ha consentito una migliore razionalizzazione, con un decremento del 35% delle procedure di gara avviate. Sul fronte contract management, nei prossimi 4 anni si prevede di gestire sulla piattaforma circa 3.000 contratti principali e derivati, per un totale di circa 40.000 adempimenti, tra cui per esempio modifiche, subappalti e pagamenti. Il programma Next to Legality della direzione Risk Management, Compliance e Quality ha l'obiettivo di potenziare il sistema di controllo interno e promuovere il monitoraggio continuo dei rischi, al fine di integrare performance e compliance, garantendo integrità, trasparenza e qualità in tutti i processi aziendali. Da qui la necessità di implementare un sistema di monitoraggio continuo dei processi aziendali, la Predictive Compliance Dashboard, che attraverso l'analisi del 100% dei dati potrà rilevare con sicurezza e precisione potenziali eventi anomali, potendo contare su specifici indicatori predittivi. I primi sviluppi della dashboard si sono concentrati sul processo Procure to Pay. Infatti, l'insieme di attività di approvvigionamento di beni e servizi, dall'ingaggio iniziale dei fornitori al pagamento delle fatture, è un processo complesso e potenzialmente rischioso.
In precedenza il processo di monitoraggio non era strutturato, appoggiandosi solo su analisi a campione di un numero limitato di dati e transazioni. L'estrazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni provenienti da fonti diverse e disomogenee, come ad esempio SAP, il portale Highway to Procurement o WIRE, avveniva su singoli file Excel, così come le successive fasi di elaborazioni e analisi che erano svolte manualmente comportando potenziali errori e la quasi impossibilità di analizzare l'intero patrimonio informativo relativo al processo. Ad un anno di distanza, Autostrade può contare su una dashboard di monitoraggio degli indicatori, rilevando in tempo reale anomalie e irregolarità, per esempio il pagamento su un IBAN differente da quello censito nell'anagrafica fornitore, o la presenza di fornitori con IBAN in un cosiddetto paradiso fiscale. I dati provenienti sia da fonti interne che da fonti esterne sono estratti, aggregati ed analizzati automaticamente, con un miglioramento della qualità e della coerenza del dato e del risultato. La dashboard ha consentito, ad oggi, lo sviluppo di 33 indicatori, afferenti a tre diversi cluster: rischi operativi, di frode e di business continuity. Il 100% del processo di procure to pay è ora monitorato e 15 utenti diversi utilizzano questo strumento di controllo. Figure appartenenti alla direzione risk management, compliance e quality e altre strutture del sistema di controllo interno. L'azienda ha rafforzato il monitoraggio del processo, dall'ingaggio al pagamento dei fornitori, e tempestivamente può identificare ogni possibile anomalia e risolverla rapidamente. Come diretta conseguenza, già 50.000 fornitori dormienti o anomali sono stati bloccati. Tra questi, quanti risultavano due o più volte in anagrafica o chi presentava coordinate bancarie anomale. Nel contempo sono state avviate attività di ulteriore bonifica dei dati a sistema e sono stati definiti oltre 20 piani di azione finalizzati a rafforzare il sistema di controllo interno.